Ciao a tutti! Oggi parliamo dei prodotti preferiti del mese di marzo. Questa volta non divido il video in due, quindi oggi vi parlo sia di make-up che di skincare e altre cose. Essenzialmente per il motivo che conosciamo tutti, marzo è stato un mese pazzesco, lo sappiamo, per i motivi che sappiamo, un mese particolarmente difficile per tutti quanti, e quindi ovviamente in primo luogo mi sono truccata molto, ma molto meno rispetto a quello che faccio normalmente. Devo essere sincera, mi sono truccata lo stesso, mi sono truccata per fare video ovviamente, mi sono truccata a volte per provare delle cose, per rilassarmi e per provare degli abbinamenti nuovi sugli occhi, prodotti nuovi, eccetera, perché mi fa piacere, perché mi distrae, mi portava via la mente. E ogni tanto mi sono truccata così, per il semplice piacere di rimanere in ordine. Ho intenzione di farvi un video, credo che lo farò subito dopo questo, un GRVM, quindi mi truccherò con voi, non tanto per farvi vedere che trucco farò, quanto perché ho voglia di chiacchierare un po' con voi, più che altro di come io e la mia famiglia abbiamo organizzato queste stranissime giornate, e per così suggerirvi di avere cura di voi stesse, dal punto di vista estetico in senso molto lato, nel senso di curarvi, di sentirvi bene, di fare tutto ciò che vi porti benessere, che sia farvi un bagno caldo, che sia bervi un bicchiere di vino davanti a un film, che sia curare la skincare, che sia truccarsi un po'. Quello che insomma a ognuna di noi piace fare, ritagliandosi del tempo per darsi un po' di tregua fondamentalmente. Quindi oggi io vi parlo dei prodotti in generale che più ho usato e che più ho amato in questo mese, ricordandovi eventualmente di prenderne nota per poi, quando potremo farlo, andare eventualmente ad acquistarli se vi interesseranno ancora, oppure poi ad ordinarli sui vari siti, sempre quando questo sarà possibile farlo. Allora, partiamo dalla skincare. La skincare non l'ho tralasciata in questo mese, anzi, mi ci sono dedicata ancora di più, anche perché la mia pelle ha presentato esigenze nuove. Il cambiamento completo, totale di abitudini ha anche avuto riscontri sulla mia pelle. Essenzialmente, la mia pelle, stando in casa praticamente un mese, perché di fatto un mese che sono in casa, anche la spesa la fa fare mio marito, tende a perdere di luminosità e sicuramente è diventata una pelle a tutti gli effetti secca, con zone particolarmente disidratate. Allora, vi voglio parlare in primo luogo di questa Essence. Questa è un'Essence che mi è stata mandata con il secondo invio che mi aveva fatto il sito Yes Style e ce l'ho da diverso tempo. In realtà la uso già da almeno un mese e mezzo e avevo notato subito dei benefici, ma ho voluto aspettare a parlarvene perché uno dei tre benefici che questa Essence dovrebbe avere non l'avevo ancora visto. Ho cominciato a vederlo dopo un utilizzo costante. Questo spessissimo accade con i prodotti di skincare. Bisogna avere veramente la pazienza e la costanza e utilizzarli a lungo per poter vedere dei benefici se ci sono sulla vostra pelle. Questo è un prodotto di Biocell Cosmetics Svani Coco, si chiama Vitamin C ed è una essence alla vitamina C a tripla azione. Si presenta in questa boccetta in vetro con la pompetta, vedete, è completamente liquida. Non è proprio assimilabile a un tonico proprio come consistenza, sgocciola via, non è unta, ha un assorbimento veramente rapidissimo. Ha una profumazione molto 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 leggera, agrumata, ma veramente quasi impercettibile. Che cosa promette questo prodotto? Questo prodotto promette innanzitutto, con una ricca concentrazione di vitamina C, di andare a depigmentare la pelle, quindi a schiarire le macchie e a rendere più omogeneo proprio il colorito della pelle.
Poi dovrebbe con attivi leggermente sfolianti andare a migliorare la grana della pelle, quindi a renderla più sottile, più tonica e più uniforme, e con l'80% di estratto di arancia andare ad illuminare. Io cosa ho visto subito? Ho visto subito l'effetto luminosità. È un effetto che si riscontra con l'applicazione. Questo prodotto, come sapete, va applicato tra il tonico e il siero, e io dalle prime applicazioni uso la mattina questo prodotto, ho visto subito un effetto luminosità dai primi giorni che lo utilizzavo. Col tempo ho cominciato anche a vedere proprio affinarsi la grana della mia pelle. Ho visto questo effetto di uniformità sulla grana. Per quanto riguarda la depigmentazione, ho dovuto aspettare un po'. Io più che altro ho rossori, sui rossori non agisce, ma sulle macchioline da vecchi brufoli, da vecchie acne, cose che mi porto dietro da un po' e che ogni tanto tornano a farsi vedere un po' di più, ho notato qualche effetto, ho visto proprio un leggero schiarimento e in generale una tendenza ad avere il tono della pelle più uniformato. Come vedete, ho usato un quarto di prodotto, ma questo lo utilizzo di un mese e mezzo perché, ripeto, ce n'è tantissimo ed è completamente liquido e io mi trovo molto molto bene. Quando sarà finito il tutto, se vi interessa, trovate questo prodotto sul sito Yes Style. Ovviamente vi lascio qui sotto tutti i riferimenti. Altri due prodotti che ho amato particolarmente sono due prodotti che sono stati l'aiuto assoluto per me per questa mia pelle assolutamente secca e disidratata. Io non so cos'è stato, probabilmente stare in casa in riscaldamento e non prendere aria. Proprio la pelle mi si è seccata, ma in alcuni punti, specie in questa zona, mi sollevava proprio pellicine, mi si sollevano le pellicine, me la sento addirittura tirare, quasi fare le crosticine, era una cosa che non mi era mai capitata. Allora, che cosa ho fatto? Sono corsa ai ripari e la sera, dopo aver messo tutta la mia skincare notturna, quindi crema notte compresa, io tra l'altro sto utilizzando un trittico di tonico, siero e crema, anche lì prodotti coreani che adoro, estremamente nutrienti, ma non mi bastavano neanche quelli, quindi dopo la crema ho cominciato a utilizzare altre cose. Mi sono avvicinata all'utilizzo di un olio viso che io ho sempre tenuto lontano come il demonio, avendo io una pelle mista. Complice il fatto che Fabiola, e ti ringrazio ancora tantissimo, mi ha regalato moltissimi prodotti di skincare di Revolution, tra cui c'erano due oli. Uno l'ho regalato mia mamma perché lei gli oli li usa sempre. Uno l'ho tenuto, ho deciso di cominciare a utilizzarlo. Questo è il Gold Elixir. I prodotti di Revolution Makeup Skincare si presentano in queste scatole, tra l'altro si presentano molto bene e hanno un costo molto relativo, sono vegani e cruelty free. E questo è un olio viso che mi ha stupita tantissimo. Allora, è oleoso, quindi si sente che è un olio, non posso dire che è un olio secco, si percepisce proprio un po' la consistenza oleosa, ma non è troppo pesante, non è troppo unto, e io lo vado proprio a concentrare in queste zone la sera quando vedo che proprio ne ho estrema necessità. Altrimenti, se non mi si sono sollevate pellicine, per andare comunque a far tornare la mia pelle al suo stato normale, la sera sto facendo molto spesso questa maschera notturna di Origins, che è la Dream Cap Intensive, quella all'avocado. Io del trittico di queste mini taglie, vi ho già parlato, preferite il mese scorso. Avevo acquistato da Sephora appunto un trittico di mini taglie con una maschera purificante, una scrubante illuminante e questa super intensiva. Io non so com'è, ma guardate, sembra nuova e io questo mese credo di averla utilizzata almeno 6 o 7 volte. La quantità di prodotto che dovete stendere sul viso è quella della crema, non dovete metterne di più. E questo prodotto è magico. Io non ho mai usato una crema notte, una maschera notte che mi facesse questo effetto. La mattina mi sveglio con la pelle soda, morbida,
assolutamente nutrita, che sta bene, senza una pellicina, senza nulla. È molto molto riparatrice, penso che sia una maschera perfetta per una pelle secca, ma anche per una pelle normale, magari usata meno volte nel corso della settimana, e mi sto trovando benissimo. Dura un sacco, perché vedete, e io senza dubbio quando potrò ordinerò la taglia di vendita, perché è un prodotto fantastico. Passiamo ora al make-up e lasciamo alla fine qualcosina di diverso rispetto a make-up e skincare in senso stretto. Come vi dicevo, appunto, ogni tanto mi sono truccata lo stesso e ho anche utilizzato un primer viso. Non certo perché abbia bisogno di performance pazzesche, visto che non devo uscire, il trucco non mi deve durare chissà quanto, ma proprio per il fatto che ho la pelle così secca e quando ho voluto mettere un fondotinta avevo assolutamente bisogno di una base un po' idratante e un po' illuminante. E ho utilizzato sempre questo primer di Peachsea, che è anche qui un brand coreano che mi ha inviato Yes Style, di cui vi ho già parlato, ma questo mese l'ho usato in maniera continuativa, tutte le volte che mi sono truccata, e mi piace veramente veramente tantissimo. Come tutti i prodotti coreani di questo tipo, anche questo è un prodotto che sta a metà fra la skincare e il make-up, infatti contiene attivi idratanti e nutrienti. È leggermente luminoso, una volta che lo stendete, lascia sulla pelle una luminosità ma molto naturale. È la luminosità che dovrebbe avere una pelle sana, né più né meno. Ma quello che mi piace tantissimo, a parte far questo bel effetto idratante che poi perdura nel corso della giornata, è che rende facilissima l'applicazione del fondotinta, che si va bene ad aggrappare al viso, ma nello stesso tempo si fonde bene con la pelle. Questo prodotto mi aiuta a rendere più naturale l'effetto di qualsiasi tipo di fondotinta, anche di quelli coprenti o matte. Anche se magari con un fondotinta matte si perde l'effetto luminosità specifico di questo primer, resta questo effetto più naturale, più bello, col fondotinta più amalgamato, che non si deposita, che non segna zone secche, con qualsiasi tipo di fondotinta. Mi piace tantissimo questo prodotto, costa poco e anche questo è un prodotto che consiglio, diciamo, dalle pelli normali miste a secche, senza dubbio è ottimo. Per quanto riguarda la base, due blush che sono stati i protagonisti assoluti di questo mese, ho usato solo questi. Uno è questo meraviglioso duo di blush di Jouer, che ho trovato su Beauty Bay, avevo preso nel corso del Black Friday. Questa è una mini taglia, ma è più che sufficiente, ed è la combo Rose Gold, che contiene questi due colori, uno completamente opaco, questo rosa carne molto naturale, e uno invece luminoso con delle pagliuzze leggermente satinato, che è appunto un Rose Gold, che non arriva a essere caldo e così dorato come un orgasm, come un Hot Mama di The Balm. È molto più delicato. Queste blush swatchano male, non si capisce presi col dito l'effetto che fanno poi di fatto sulla pelle. Oggi indosso solo la parte rose gold, avendo fatto un trucco molto caldo, ho evitato la parte più rosa, diciamo, anche se non è un rosa porcellino, però diciamo che ci stava meglio solo questo. Io spesso però li abbino, perché mi piace anche usarli insieme, e l'effetto mi piace tantissimo. Dà una luminosità diffusa, anche qui di pelle sana, senza brillantini, senza pagliuzze, si sfuma da solo, non spolvera, è un prodotto di qualità eccellente. Come di qualità eccellente anche il Butter Blush di Physicians Formula. Io avevo sempre usato più che altro un altro colore, non mi ricordo come si chiami, comunque è un nude, proprio nude, leggermente pescato. Questo è un colore che tendenzialmente non è il colore che porto di più in assoluto nella vita, è il rosy pink, e si tratta di questo rosa un po' freddo che va leggermente al lilla. Anche questo va provato sulla pelle. Non lo consiglio a pelli olivastro molto calde, ma per sottotoni anche neutri è un colore meraviglioso, perché tira fuori un flash di
di rosa salute, non so come dire, non ingrigisce per niente e questo tipo di colore sta benissimo con smokey eyes sul nero, grigio, con trucchi occhi sul viola. Lo indossavo nel video in cui vi parlavo dei miei prodotti struccanti con il trucco tutto viola e mi piace tantissimo. La formula è eccezionale, la formula del Butter Bronzer. Si tratta di un prodotto estremamente burroso che ha come base il burro di Murumuru, quindi l'effetto proprio anche al tatto è quasi di una crema, che fa sì che il prodotto si amalgami perfettamente con la pelle, non faccia strato, non si veda quasi, ma sembri proprio uscire da dentro. Sono meravigliosi questi blush, meravigliosi. Un'altra cosa, sempre riguardo alla base, forse ve ne avrei dovuto parlare prima dei blush che ho voluto sperimentare questo mese, sono state le ciprie in polvere libera. Erano anni e anni e anni che non le utilizzavo e onestamente continuo in generale a preferire le ciprie in cialda, pressate, perché essenzialmente perché sono più comode, riesco a gestirle meglio. Ma uno, avevo preso questa di Too Faced, la Peach Perfect in Minitalia perché ne avevo sentito parlare benissimo, volevo assolutamente provarla. Due, mi è stata inviata questa dal sito Yes Style, la Matte and Powder di Chica e Chico. Ho sfruttato questo mese in cui non sono mai uscita per metterle veramente alla prova per potervene parlare. Allora, io non ho trovato differenze sostanziali tra questi due prodotti. Questa mini taglia di Too Faced costa come questa in taglia grande di Chica e Chico, anche se anche questa non è tantissimo prodotto. Adesso non ci leggo, però non c'è una gran differenza di quantitativo, sì, forse sì, ma non tantissimo. Allora, sono entrambe ciprie estremamente sottili, sembra di toccare il borotalco, non hanno assolutamente grana, non si avvertono, non hanno spessore, nessuna delle due, sono assolutamente identiche dal punto di vista della consistenza. Questa di Chica e Chico ha un colore leggermente rosato, ce n'è anche una in gamma verde. Quella verde dovrebbe andare a contrastare i rossori, questa invece dovrebbe andare ad avere un effetto cromatico più illuminante. Di fatto poi non si vede il rosa sulla pelle. E sì, forse fa un effetto leggermente più luminosa di questa, ma non sono differenze secondo me così incredibili. Come durata sulla pelle, come capacità di fissare il make-up e di farlo durare nel tempo, si equivalgono assolutamente. Sono entrambe ciprie mattificanti che però hanno anche un effetto estremamente levigante su pori, rughette. Sono ciprie che può usare chiunque, a qualsiasi età, dalle pelli normali, anche secche, alle pelli grasse, perché opacizzano, non segnano nel contorno occhi. Io le ho utilizzate anche per fissare il correttore e non ho avuto alcun problema. Io onestamente o non sono in grado di vedere differenze o di differenze ce ne sono davvero poche. Sono entrambe ciprie ottime. Passando agli occhi, ho usato una sola palette. Ovviamente quando mi sono truccata, nei giorni normali, quando non avevo voglia di sperimentare, volevo solo avere un aspetto un po' più ordinato, magari quando faccio le videochiamate con qualcuno, non ho truccato gli occhi. Però quando ho avuto voglia di farlo, ho usato sempre praticamente questa palette di Nabla, la Poison Garden. Essenzialmente perché forse tra le palette di Nabla era quella che avevo usato meno e ho deciso di sfruttare questo tempo, farò così anche il mese prossimo, tanto staremo ancora a casa un bel po', giustamente. Ho deciso di utilizzare questo tempo per tirar fuori prodotti che magari avevo un po' lasciato lì presa da altre cose. Questa è una palette. Non è la palette mediamente più amata di Nabla, a qualcuno piace tantissimo, però diciamo tra quelle uscite è quella che ho sentito di più criticare, anche come scelta cromatica. Effettivamente, vista così, la storia colore non è super intuitiva. La Secret Palette, appena la guardate, secondo me, suggerisce proprio gli abbinamenti di colori da fare per trovare tanti tipi di look. Questa è un po' più difficile, secondo me. Inoltre, qualche difetto a livello di qualità minimo ce l'ha.
Sapete che io adoro gli ombretti di Nabla, amo i super matte, mi piacciono tantissimo gli shimmer, amo proprio la consistenza, la sfumabilità, la scrivenza, li adoro. Però ci sono un paio di ombretti qui che sono un po' difficoltosi, ovvero questo blu elettrico che non si sfuma in maniera omogenea, fa un pochino di macchia, e quest'altro blu navy molto scuro che ha più o meno gli stessi problemi. Vi ricordo che il pigmento blu, specie matte, è un pigmento difficile da lavorare. Proprio nell'industria cosmetica è difficilissimo trovare dei colori di questo genere che siano performanti tanto quanto gli altri. Poi ci sono in commercio, non è che non ci siano, però sono più difficili di altri. Nonostante ciò, io ho usato questa palette tantissimo e ho individuato dei make-up sicuri, assolutamente. Oggi ne ho fatto uno semplicissimo che però mi piace da impazzire, usando uno dei miei colori preferiti, che è questo super matte color zucca spento, ma bello vivido e intenso, è qualcosa di incredibile. È stupendo nella piega dell'occhio, ma è talmente bello che a me piace proprio metterlo su tutta la palpebra mobile e poi andare a sfumarlo nella piega, è stupendo. Ho applicato poi sopra con il dito, al centro della palpebra, quest'altro colore che è un ruggine meraviglioso, questo, e ce l'ho messo sopra. Allora, questo è il colore vicino. E quello che ho fatto oggi è andare a picchiettarlo sopra per andare a dare un pochino di dimensione all'occhio. Poi ho usato questo marrone scuro, opaco, per andare a scurire un po' l'angolo esterno. Guardate che roba, ma potevo essere più intensa, sono stata io a voler stare un po' scarica. Guardate che roba, è bellissimo. E ovviamente sotto l'arcata sopraccigliare ho usato questo panna, che è un panna un po' giallino, non è chiarissimo, su carnagioni molto chiare o dal sottotono chiaramente freddo potrebbe non essere perfetto per l'arcata sopraccigliare. Su di me funziona ancora. Un altro make-up che faccio spessissimo con questa palette, e l'avete visto proprio nel video che vi citavo prima sui miei struccanti occhi, è dato da questi due colori che io abbino e li adoro, questo splendido matte melanzana. Guardate che cos'è, messo su tutta la palpebra mobile e andato a sfumare un po' nella piega. Guardate che cos'è, con questo violetto che è un fucsia violetto. Sono burrosissimi i matte di Nabla, messo così, guardate. Andando a amalgamarli un po' insieme nella piega per poi andare a morire con questo violetto. Come transizione, in questo caso uso sempre questo colore che è sempre un matte, che è un rosa antico super meraviglioso. Poi invece uno dei trucchi è questo, uno dei trucchi più rodati che faccio con questa palette è usare questo marrone, che è un marrone satinato molto classico su tutta la palpebra mobile, scurito con questo marrone scuro, e poi, mi piace tantissimo usarlo così, usare questo bluette nella rima inferiore con all'interno della rima la matita blu elettrico. Ecco, anche questo mi piace tantissimo, e me l'avete visto nel video invece dove vi parlavo della mia body care routine. Qualcuna di voi mi ha chiesto che trucco fosse, mi ha detto che le era piaciuto e piace tanto che a me, è un trucco che faccio spesso, ma sono tanti trucchi che si possono fare. Mi piace tanto questo viola abbinato a questo blu, magari usato solo per dettagli. Questa palette è estremamente completa perché c'è questo panna, ci sono un blu scuro, un marrone scuro, questo eventuale color melanzana per scurire. Ci sono tante transizioni dal rosa antico a questo color molto neutro che ho usato anche oggi come transizione, appunto a questo zucca. Ci sono degli shimmer bellissimi, c'è un bellissimo quei finish topper che ha sempre Nabla. Guardate che cos'è questo. Questo anche sui viola che vi ho fatto vedere prima è stupendo. Io ho rivalutato tanto questa palette e sono veramente felice di essermela rimessa sott'occhio e sono sicura che la sfrutterò ancora a lungo. Per quanto riguarda le labbra, mi sono essenzialmente concentrata
sui nuovi rossetti di Kiko, i Powder Power, che avevo fatto in tempo a comprare prima che restassimo tutti a casa. Vi ho fatto un video su solo questi quattro rossetti che vi lascio nell'info box, dove vi ho fatto tutti gli swatch sulle labbra e ve ne ho parlato. Ribadisco le prime impressioni che avevo avuto, mi piacciono molto. Si tratta di questi rossetti appunto con questa particolare formulazione. Lo stick è estremamente vellutato, lo vedete, hanno un finish matte ma quasi polveroso, assolutamente modulabile. Questa è una passata e come vedete potete andare a costruirlo. Potete ottenere un effetto sulle labbra quasi sfumato, specie se non usate la matita contorno, anche solo picchiettando il colore, avere questo effetto matto, un po' polveroso e sfumato, oppure come ho fatto io oggi, potete andare a riempire le labbra come un classico rossetto matte, ma avendo questo finish appunto non secco, diciamo, ma sempre molto morbido. È un bellissimo effetto visivo ed è estremamente confortevole sulle labbra, perché questi rossetti non solo non seccano, ma hanno una formula che è anche idratante. Ovviamente non sono no transfer, non sono dei super matte, si trasferiscono sul bicchiere se bevete, ad esempio. Come durata non sono eccellenti, ovviamente, perché non è questa la loro funzione, però qualche ora buona parlando e anche bevendo un caffè, l'acqua, eccetera, il rossetto dura, va via in maniera uniforme, non si stacca pezzettini, proprio perché le labbra sotto restano idratate, quindi l'effetto anche andando via è bello. Oggi indosso questo, che è il numero 9, siccome l'avete chiesto in quel video, vi parlo anche degli abbinamenti con le matite che io ho trovato. Questo appunto, che è il 9 ed è quello che avete visto qui, lo abbino con la matita che abbino praticamente a tutti i rossetti sul corallo arancio che ho, che è una matita di NYX ed è la numero 824. Questo è l'abbinamento di matita e rossetto vicini. Mi piacciono molto anche queste matite. Poi ho quello che forse ho usato di più, è il numero 2, diciamo il più nude classico. No, scusate, non è questo, ma è questo, è il numero 2. Molto carino, molto molto carino. È un nude caldo, molto facile da portare, uno dei nude che io preferisco come tonalità, che abbino sempre alla mia solita cappuccino di neve, che per me è un must. Io praticamente con tutti i nude neutro caldi uso questa matita e mi trovo molto bene. Le matite di neve, lo sapete, sono le mie matite labbra preferite. Poi il numero 12, che è un rosso mattone con un bel po' di rosso all'interno. Anche questo, quando l'ho indossato, vi è piaciuto molto, me l'avete scritto. È questo bellissimo colore che è stupendo con un'altra matita di neve che è Flashback. Neve ha in gamma tantissime matite su questo rossastro, guardate, sembrano nate insieme. Su questo colore rossastro ha tantissime gradazioni per questi tipi di rossetti. L'ultimo invece è il numero 12, che è un mattone più marrone, più ruggine, diciamo, ed è veramente bello, molto molto elegante. Vedete, non arriva a essere scurissimo, restano rossetti estremamente portabili che abbino con la matita Cannella di Bottega Verde. Anche qui stanno molto molto bene insieme. Vedete così. Passando velocemente alle unghie, questo è stato assolutamente il mese del colore. Ho voluto contrastare questo stato d'animo preoccupato di base e estremamente altalenante dal punto di vista dell'umore con un po' di colore in generale nell'abbigliamento, nel trucco. È uno dei motivi anche quello per cui mi sono truccata a volte e nelle unghie, perché io mi rilasso tantissimo a fare la manicure, ho fatto la manicure anche ogni 2 o 3 giorni questo mese e ho riscoperto, riamato, riadorato uno dei miei smalti preferiti della vita che mi segue da più tempo, lo sento citare almeno da 2 anni. Si tratta di lapislazzuli di H&M, lo adoro alla follia, me l'avete visto sulle unghie, è splendido. Lo amo tantissimo questo colore, ben abbinato, secondo me assolutamente portabile, specie in primavera.
Molto molto bello anche questo Essie della Lina Gel Couture, che è una formula che io amo molto. Si chiama On The List ed è un bellissimo corallo aranciato, non troppo evidenziatore, quasi un corallo pastello, e questo lo indossavo nel video sul make-up ripescato. Questo è uno smalto nuovo, anche questo mi era stato regalato da Fabiola e mi fa impazzire. È di OPI, si chiama Dutch Tulips, quindi tulipani olandesi, e ha un colore bellissimo. È un rosso fragola, è un rosso che va al fucsia ma resta rosso sulle unghie. Praticamente è lo stesso colore di All Fired Up, il rossetto di MAC. È bellissimo, lo adoro, lo sfrutterò tantissimo. Poi io amo gli smalti OPI, sono tra i miei preferiti, e poi è un grande classico per me. Io questo l'ho finito, ho ricomprato e sono già a metà di nuovo. È il mio rossetto, sì. È il mio smalto per eccellenza, specie dalla primavera in poi, ed è Fifth Avenue di Essie, che poi è quello che indosso. È questo splendido rosso fuoco vibrante che va un po' all'arancio, che amo alla follia. Per chiudere, altre tre cose. Se non sempre mi sono truccata, io ho sempre messo il profumo, sempre, sempre, sempre. Perché il profumo mi avvolge, mi dà calore, io sono una che lo mette anche per andare a letto, quindi l'ho sempre messo. Sono due profumi che ho usato in questo mese. Volevo profumi rassicuranti, profumi caldi ma femminili, appunto, che mi dessero questo senso di coccola. E ho ritirato fuori due profumi che ho da tantissimo tempo, che in tantissimi di voi conoscete e che adoro. Questo è Nuxe Prodigieux Le Parfum, che è il profumo che deriva dalla profumazione originale dell'Huile Prodigieux di Nuxe, che sapete è ormai finito in realtà, ma stavo utilizzando in questo mese in mini taglia, e quando potrò sicuramente acquisterò in taglia di vendita. Questo è un profumo buonissimo. Vi dico brevemente, è un profumo del gruppo floreale da donna. In testa ci sono fiore d'arancio, bergamotto, mandarino e arancia. Io non avverto tanto la parte spiritata, sento più la parte fiorita del fiore d'arancio. Nel cuore abbiamo rosa, magnolia e gardenia, un cuore estremamente femminile. E alla base abbiamo vaniglia e latte di cocco. La base dà a questo profumo un aspetto più estivo, diciamo, più da spiaggia. Il profumo del latte di cocco misto ai fiori avvicina quasi alla gardenia, avvicina quasi questa profumazione a quella del Monoi, e mi piace tantissimo. Non è troppo invadente, ma si sente, persiste, e mi piace averlo addosso in casa. Mi dà sicurezza, insomma, mi fa piacere. Meares è un capolavoro, secondo me, è uno dei profumi dell'erbolario più vecchi. E io ogni tanto me ne reinnamoro completamente. È un profumo caldo, speziato, ma molto dolce. È uno speziato dolce, non sfacciato, non troppo intrigante o sensuale. A me piace veramente tanto. È del gruppo orientale speziato da uomo, dice, per me è portabilissimo anche da donna. In testa ci sono bergamotto, arancia, rosa e cannella. Io porto molto la cannella, vi deve piacere la cannella, se no secondo me questo profumo non lo potete mettere. Nel cuore cedro, legno di guaiaco, patchouli, sandalo, quindi abbiamo qui un cuore bello intenso. E alla base abbiamo vaniglia, ambra e muschio. A vaniglia, ambra e muschio io l'avverto tantissimo. Alla fine è la profumazione che vi resta più sul corpo. Io non so perché tutte le volte che annuso questo profumo mi vengono in mente i datteri, quelli che comprate a Natale, il profumo dei datteri, e non c'è il dattero qua dentro. Ma non so perché, cos'è che dice qui dietro? Vediamo se dice qualcosa. Boh, non ci vedo. Comunque, a me piace tanto, tanto, tanto. E poi un consiglio molto poco glamour, però forse questo è stato il preferito dei preferiti del mese. Parliamo di un dentifricio, è l'Elmex Sensitive. Io ho spesso denti e gengive sensibili che mi danno tanto tanto fastidio. Ho provato tanti dentifrici nella vita, questo secondo me è il migliore, quello con cui io mi trovo meglio. Mi risolve davvero la sensibilità dentinale in pochissimi utilizzi.
e mi piace utilizzarlo in genere. Tra l'altro ha un gusto di menta non troppo forte, questo lo apprezzo specie al mattino. Non mi piace la menta che aggredisce troppo, lascia la bocca fresca, funziona, io mi trovo molto molto bene. Se avete questo tipo di problematica, così vi butto lì questa segnalazione che magari può esservi utile. Con questo ho terminato, spero davvero di avervi fatto compagnia, voi non avete idea di quanta ne facciate voi a me con i vostri commenti, con tutto quello che mi state scrivendo un po' dappertutto, vi ringrazio di cuore e anche col fatto di preparare, registrare il video, montarlo, aggiustarlo, rispondere ai commenti e leggervi mi aiuta tantissimo a passare questo periodo storico ed epocale per tutti noi. Vi abbraccio fortissimo, vi ringrazio, vi mando un bacio e alla prossima se vi va.